Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e siamo giunti al secondo episodio delle squad builder delle squadre del 2013-2014. Prima di iniziare vi vorrei ricordare di ovviamente lasciare un mi piace a questo video se volete, se vi è piaciuto, e poi a commentare, oltre che iscrivervi al canale, a commentare dicendo secondo voi, cioè qual è la squadra che voi vorreste vedere nel prossimo episodio. Io so già quella che vorrò fare, perché comunque allora oggi ci sarà il Milan, visto che è la squadra che ha ricevuto più likes nei commenti nello scorso video, quello del Borussia Dortmund. Secondo invece è arrivata la Juventus, quindi in questo episodio farò il Milan, nell'episodio successivo farò la Juventus. Voi comunque scrivetevi nei commenti qual è la squadra che vorreste vedere non nell'episodio successivo ma in quello dopo ancora, quello dopo quello della Juventus, e ovviamente mettete mi piace a tutti i commenti di cui siete d'accordo, ecco. Cominciamo con il Milan. Io vorrei che il Milan giocasse con il 4-2-3-1, se questa è ovviamente una mia opinione. Ovviamente come allenatore, vabbè, Allegri. Poi andiamo col portiere. Vabbè, portiere c'è poca scelta, Abbiati. Portiere che qui ho pagato 600 e devo dire che non è male come portiere in questo gioco. Se mi avete seguito nel Balotelli Road to Milan, ha fatto veramente grandi numeri. E comunque sì, è anche un buon portiere nella realtà, anche se ogni tanto fa delle stronzate assurde. Poi come terzino destro direi che c'è Abate. Abate secondo me è uno dei terzini più forti del gioco, perché è velocissimo ed è anche molto forte in difesa e anche di testa, soprattutto anche un buon passaggio, e fa sì che questo sia un gran difensore, cioè un gran terzino nel gioco. Nella realtà secondo me anche nella realtà è un buon difensore, anche e soprattutto perché in Italia di terzini forti non ce ne sono. Per cui secondo me risulta uno dei migliori. E il prezzo qui va dai 5.000 crediti in su. Ovviamente dipende dal modulo. Difensore centrale di destra abbiamo Zapata. Vabbè, qui secondo me la velocità 60 è un po' troppo bassa. Infatti, come non so se avete già visto le statistiche dei vari giocatori di FIFA 14, avrà più di 70 di velocità. E secondo me è giusto, perché comunque è molto veloce come difensore. Qui l'ho pagato 2100 ed è secondo me abbastanza forte anche in sto gioco. Spero che sia ulteriormente forte in quello successivo. Comunque costa sui 2000 e nella realtà è un buon difensore. Certo, non è il massimo, fa un sacco di cazzate a partita, però comunque non è malaccio, è anche forte di testa, abbastanza veloce. Comunque c'è di peggio. L'altro difensore va ovviamente Mexes, che anche qui, se avete seguito il Balotelli Road to Milan, vi siete accorti che non è niente male, anzi è molto forte sia di testa, secondo me anche abbastanza veloce, 69 comunque va abbastanza bene. E costa poco perché 1000 crediti è decisamente poco, e stesso discorso di Zapata, ogni tanto fa delle cazzate nella realtà ovviamente. Però comunque è uno dei migliori difensori. Terzino sinistro non c'è, perché ho voluto mettere De Sciglio. L'ho preso come terzino destro perché prendere l'OTS IF, pagarlo 200.000 crediti non era il massimo per un episodio così. Comunque De Sciglio, ottima promessa calcistica, nel gioco anche abbastanza buono, pagato sui 4.000 crediti. E il bello di FIFA 14 è che avrà 5 stelle al piede debole, quindi destra e sinistra giocherà alla grande. Poi CDC di destra ho messo Montolivo, ottimo giocatore. Forse, ecco, una cosa che mi sono accorto di Montolivo è il tiro, che qui è 77, ma secondo me è un tiro scarsissimo. Non so per quale motivo quando tiro con Montolivo spara alle stelle anche caricando poco. Non ho idea del perché, però comunque è un ottimo giocatore, ha un gran passaggio, forse un po' lento, però comunque niente male, anche perché ha 4 di piede debole ed è ottimo, pagato sui 1500 crediti. Nella realtà è anche uno, secondo me, molto forte, perché
Per esempio, nel Milan è riuscito a prendere in mano l'anno scorso la squadra che era allo sbando. Poi abbiamo De Jong come CDC di sinistra, pagato poco, molto forte, diciamo un mastino. Mi ricorda un po' Gattuso con i piedi un po' più buoni. Devo dire che sia nel gioco che nella realtà mi ha veramente stupito questo giocatore e spero che continui così. Poi andiamo con il COC di destra, che però è un'ES, adesso vedrete perché. Ho scelto Robinho perché secondo me il Milan sarebbe molto più offensivo giocare con Robinho come esterno della tre quarti, quindi trequartista di destra. Robinho, vabbè, secondo me è l'esterno più forte del gioco. Adesso vi spiego perché. È velocissimo, rapido, come non so cosa, molto agile, dribbling assurdo, 5 stelle abilità, 4 piede debole. Veramente fortissimo. Purtroppo in FIFA, non so se avete visto, in FIFA 14 verrà depotenziato all'estremo e sarà forse un 75, 76, qualcosa del genere, e avrà 3 stelle abilità. Questo è veramente orrendo come cosa. Veramente ci sono rimasto molto male. Poi, come trequartista di sinistra, ancora sbagliato, abbiamo un altro esterno sinistro che è El Shaarawy. Vabbè, qui non otterrò l'intesa massima tra i giocatori, però con Allegri si raggiunge comunque 100. Shaarawy, vabbè, lo conoscete tutti, El Shaarawy, pagato 5.500, è un ottimo giocatore, forse non il meglio del meglio, qui nel gioco sto parlando, perché non so per quale motivo non è il massimo, almeno, cioè bisogna saperlo usare come giocatore, però comunque, come vedete, io ho fatto 2 partite e 3 gol, quindi vabbè, non è malissimo. E in FIFA 14 è molto più veloce, mi sembra che ha 87 e 80 di tiro, forse non vorrei sbagliare, però purtroppo ha 3 stelle abilità. Abbiamo il grandissimo Ricardo Kakà, che non fa intesa, però vabbè, l'ho voluto mettere lo stesso. Vabbè, è una leggenda questo giocatore, lo conoscete tutti e speriamo che possa fare almeno un quarto di quello che ha fatto negli anni precedenti al Milan. Dal 2003 in poi, pagato 3.000, 4 stelle abilità, 4 piede debole, è un gran tiro, devo dire, un ottimo passaggio, infatti fa tanti assist, un buon dribbling, è un po' lento, però comunque ce lo si può aspettare da un giocatore che ha 31 anni. Mentre come attaccante ovviamente c'è Balotelli, che ha pagato 7.500 circa, 4 stelle abilità, 4 piede debole, purtroppo in FIFA 13, in FIFA 14 inspiegabilmente avrà 3 stelle abilità. Io non so perché, perché comunque è un giocatore che skilla abbastanza anche nella vita reale. Però vabbè, non so il motivo di questo, del fatto che abbia appunto 3 stelle. Comunque, vi lascio alle clip, spero vi sia piaciuto questo video. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo episodio con la Juventus. Bella ragazzi!